Io ho aspettato fino a 10 minuti fa e ho, diciamo, continuato a sperare e mi aspettavo il solito guizzo di Berlusconi, l'ho detto prima parlando con la stampa, perché poi Berlusconi è un uomo che sa ascoltare quello che il popolo vuole. Quello che oggi il popolo vuole è ricompattare il centrodestra, semplificare il quadro dai troppi candidati che rischiano di esserci e marciare compatti verso la vittoria. Atteso che compatti verso la vittoria ci si marcia in ogni caso. Questo lo sanno tutti, lo dicono i dati. Man mano che la campagna elettorale andrà avanti, si semplificherà il quadro comunque, perché i romani di centrodestra sapranno che l'unica opzione che hanno per non consegnare Roma a una delle due forme di sinistra, cioè quella del PD e quella del Movimento 5 Stelle, è sostenere Giorgia Meloni, candidata a sindaco. E quindi noi arriviamo comunque al ballottaggio e possiamo vincere comunque, e per quello lavoriamo. Poi le nostre porte sono aperte fino all'ultimo, ma noi oggi cominciamo la campagna elettorale e non aspettiamo più nessuno. Ci preoccupiamo dei problemi dei romani, smettiamo di parlare delle beghe dei partito che non interessano a nessuno, e alla fine i romani valuteranno chi voleva vincere e chi non voleva vincere, perché tutti sanno che la ragione per la quale io mi sono candidata, anche con, insomma, scelte che sono sembrate in alcuni casi altalenanti, è semplicemente che ho capito che non c'erano alternative, perché io voglio vincere a Roma e a qualcun altro può non interessare, ma a me interessa. Quindi, porte aperte a tutti, grande disponibilità con tutti, ma noi andiamo avanti e facciamo la campagna elettorale. E posso dire una cosa sola, Antonello. Squadra che vince non si cambia. Se noi arriviamo al ballottaggio, poi gli apparentamenti non li facciamo. Quindi chi deve scegliere, scelga adesso.